un tocco ancora più di porcellaggine. So, io non vi ho detto niente. Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti nel mio secondo canale, canale ricette di cucine sane e leggere e tanti video su prodotti da supermercato. Oggi vi voglio far vedere una ricettina semplice, facile, veloce, sana e leggera quando avete voglia di tipo qualcosa di sfizioso, di un'idea carina sia da fare anche come aperitivo nelle feste oppure quando avete voglia di una cena più sfiziosa, un contorno particolare. Per non mangiare sempre le solite verdure scaldate. È molto semplice e veloce, ve lo faccio vedere. Allora, io qua già ho preparato delle verdurine che ho tagliato a bastoncini. Il segreto è che le dovete tagliare a bastoncini molto sottili, tipo come se voleste fare le patatine stick. Io ho tagliato le zucchine, le patate, cioè le carote, no? Le zucchine sono di qua, le carote, le patate e le zucchine, che altri tipi di verdure, quindi poi decidete voi quello che avete a casa. Che poi vado a prendere una pirofila così e ci vado a mettere sotto un po' di carta forno per non far attaccare. Nel frattempo io ho già acceso il forno, perché il forno deve essere veramente molto molto caldo. E si cuociono in fretta e vengono belle croccantine. Vado a mettere le verdure qua dentro, le potete sia separare, quindi in tre parti, quindi mantenere i vari colori diversi, oppure mescolarle. A me piace mescolarle tutte assieme. Quindi le mescolo tutte assieme qua dentro. Cercate di non farle sovrapporre troppo, ad esempio più di così no, già così è molto, sono molte diciamo. Nel caso prendete un altro ruoto o un ruoto più grande, perché non devono andare troppo sovrapposte. Cioè non si deve fare proprio una matassa di roba, perché sennò non vengono croccanti. Quindi cercate di distribuirle bene. A questo punto vado a condire. Ci vado a mettere un po' di paprika. Voi potete mettere quello che volete. A me piace tanto farle con la paprika. Ecco così. Oh, abbondante, mi piace tanto tanto. Erba cipollina e un pochino di rosmarino. Guardate com'è carino questo, me l'ha regalata una ragazza. Tutti i contenitorini così, li sto usando tanto, ci metto tutte le mie speziette dentro. E quindi un pezzettino anche di rosmarino che ci sta tanto bene sulle verdure, in particolare sulle patate. Polveratina di sale, rosa dell'Himalaya e pan grattato integrale che io tengo qua dentro. E sapete che faccio con le fette di wasa frullate, lo faccio così. Metto un pochino, questo qua serve per farle fare più croccanti. Filo d'olio extravergine d'oliva. E vado a mescolare un po' tutto. Ancora un pizzichino di pan grattato in superficie. Ok. Sesamo. Un pochino che ci sta sempre bene. Le nostre verdurine sono pronte per andare in forno. Mettetele a massimo, deve essere molto molto caldo il forno e devono cuocere una ventina di minuti, ogni tanto giratele, mi raccomando. Eccole qua le nostre verdurine. Buonissime, super croccanti. Mangiatele calde calde. Sono troppo buone. Se volete aggiungere un tocco ancora più di porcellaggine, potete aggiungere un po' di formaggio e con il calore si scioglierà, verrà tutto il formaggio fuso. Io non vi ho detto niente. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel pollice in su e vi mando un bacio grande. Muah!